Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Sulacil. A cosa serve? Sulacil 1000 mg/g è un medicinale veterinario a base del principio attivo sodio salicilato, appartenente alla categoria degli acido salicilico e derivati e nello specifico acido salicilico e derivati. È commercializzato in Italia dall'azienda Decra Veterinary Products SRL. Sulacil 1000 mg/g può essere prescritto con ricetta RNRV, ricetta medica in copia unica non ripetibile. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Eurovet Animal Health BV. Concessionario: Decra Veterinary Products SRL. Ricetta: RNRV, ricetta medica in copia unica non ripetibile. Principio attivo: sodio salicilato. Gruppo terapeutico: acido salicilico e derivati. Forma farmaceutica: polveri orali. Confezioni: Sulacil 1000 mg/g polvere per soluzione orale 1 kg per suini e vitelli. Principio attivo: ogni g di polvere contiene salicilato di sodio 1000 mg. Indicazioni: vitelli, terapia antipiretica di supporto nelle malattie respiratorie acute, eventualmente in associazione ad una terapia appropriata, ad esempio antinfettiva. Suini: terapia antiflogistica in associazione a terapia antibiotica concomitante. Posologia: vitelli, 40 mg di salicilato di sodio per chilogrammi di peso corporeo una volta al giorno per 1-3 giorni. Somministrazione orale nell'acqua di bevanda o nel latte, sostitutivo. Suini: 35 mg di salicilato di sodio per chilogrammi di peso corporeo al giorno per 3-5 giorni. In acqua di bevanda. Tempi di sospensione. Carne e visceri: suini, 0 giorni. Vitelli, 0 giorni. Non usare nelle vacche che producono latte destinato al consumo umano. Fonte: Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato.